Allora ragazzi, rieccomi qua, tranquilli, non sono sparito dal canale, ma mi sono semplicemente preso qualche giorno di riposo da esso. E mentre muovo le mani, in questa scena ci sta uno spoiler. Allora, se avete capito lo spoiler, mi avete seguito anche sicuramente su Instagram, perché vi ho tenuti comunque aggiornati sul mio profilo. E vi ho aggiornati proprio per quanto riguarda il nuovo arrivo, ovvero il Huawei Watch 2. Uno smartwatch che cercavo da un bel po' di tempo. Sul mio profilo Instagram vi ho aggiornati per quanto riguarda la configurazione, per quanto riguarda le watch face, qualche altro piccolo aggiornamento, ma per altre cose ci vediamo subito dopo la sigla, perché questo sarà il video dove vi parlerò un po' di lui. Quindi sigla. Allora ragazzi, non vi ho portato l'unboxing perché non appena mi è arrivato non vedevo l'ora di provarlo, quindi l'ho messo subito sotto torchio, ho iniziato a provarlo, l'ho configurato, me lo sono subito installato a posto della Xiaomi Mi Band 6 e devo dire che mi ha veramente colpito. Quindi l'unboxing lo vediamo in questo video. Nella confezione, oltre che a trovare lo Huawei Watch 2, troviamo anche la basetta di ricarica con un cavo abbastanza lungo e connettore USB di tipo A, e infine troviamo la solita manualistica delle istruzioni. Non è che ci sia tanto nella confezione, però ci sta il necessario. Per quanto riguarda lo smartwatch, come potete vedere, con sé porta un cinturino molto resistente di colore nero, e devo dire che a me piace veramente molto, non mi dà nessun tipo di fastidio. E su questo cinturino abbiamo un passante dove va a bloccare il cinturino, in modo che noi non abbiamo tutti quei fastidi, sapete, quando si sgancia il cinturino di un qualsiasi orologio. No, all'interno di quel passante abbiamo un blocco che, se va a beccare il foro, va a bloccare il movimento del cinturino. A seguire troviamo lui, ovvero il quadrante di questo smartwatch, perché il cuore pulsante di questo smartwatch, per l'appunto, abbiamo un display con una risoluzione da 390x390 pixel da 1,2 pollici. E come potete vedere, il display è visibile anche sotto la luce diretta del sole, perché io ogni qualvolta che mi serviva visualizzare qualcosa, magari anche solo l'orario, si riusciva a vedere molto molto bene, quindi io non ho avuto nessun tipo di problema. Per quanto riguarda il display, devo dire che è promosso a pieni voti. Parlando di altre caratteristiche, sul quadrante lato destro troviamo due pulsanti, il pulsante superiore che ci consente di accendere o spegnere il dispositivo, mentre invece il pulsante in basso possiamo impostare una funzione a nostro piacimento. Io per esempio ho impostato Google Pay, che nel momento in cui vado a premere il pulsante inferiore del quadrante mi permette di andare a richiamare l'applicazione Google Pay per eseguire pagamenti via NFC. Piccola nota, per quanto riguarda l'impostazione Google Pay e impostare la vostra carta, durante la configurazione vi richiede di inserire uno sblocco, proprio come ho fatto io, perché altrimenti non ve lo fa impostare, quindi è obbligatorio anche per la vostra sicurezza, perché ogni volta che dovete pagare premete il pulsante oppure selezionare l'applicazione dal vostro smartwatch, vi chiede lo sblocco. Quindi per quanto riguarda la sicurezza, beh, ci ha pensato Huawei, ci ha pensato veramente molto. Poi, per quanto riguarda le altre caratteristiche di questo smartwatch, abbiamo un processore Snapdragon Wea 2100 quad core da 1.2 GHz, accompagnato da 4 GB di memoria interna e 1 GB di memoria RAM. Devo dire che riesce a gestire molto bene il tutto, quindi qualsiasi processo lo riesce a gestire abbastanza bene. Anche per quanto riguarda la memoria, sì, abbiamo 4 GB, però per quello che noi dobbiamo fare, magari qualche applicazione e qualche altra impostazione, beh, è il giusto. Poi abbiamo anche tutte le connettività, e devo dire che anche per quanto riguarda le connettività
di questo dispositivo siamo a completo. Abbiamo la connessione Bluetooth, la connessione Wi-Fi, la connessione NFC di cui vi parlavo prima e abbiamo anche un GPS GLONASS. Quindi ragazzi, per quanto riguarda le connessioni, come dicevo prima, siamo a completo. Quindi possiamo sfruttare sia la connessione Bluetooth con il nostro smartphone e sia la connessione Wi-Fi se magari ci troviamo sotto connessione Wi-Fi e possiamo gestirlo anche con quel tipo di connessione. GPS molto preciso, ho avuto modo di provarlo e devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema. Quindi connessioni, funzionamento, precisione, beh, sono molto molto affidabili, ma soprattutto sia per quanto riguarda il Bluetooth e sia per quanto riguarda il Wi-Fi qui in casa non ho avuto neanche una perdita di connessione, quindi tutte le connettività funzionano veramente molto molto bene. Allora, adesso parliamo un po' di quello che è il funzionamento di questo dispositivo, perché ci sono svariati funzionamenti. Quindi, attraverso gli swipe possiamo attivare alcune funzioni. Per esempio, se noi facciamo uno swipe da sinistra verso destra, possiamo attivare l'assistente vocale Google e chiedergli quello che vogliamo. O magari visualizzare anche alcune informazioni come il meteo e il calendario. Mentre invece, se facciamo uno swipe da destra verso sinistra, possiamo visualizzare tutte quelle attività come il contapassi, informazioni sul meteo, battito cardiaco e tante altre informazioni. Quindi possiamo anche impostarle. Uno swipe dall'alto verso il basso, possiamo accedere alla sezione dei toggle, ovvero dei quick settings. E da lì stesso possiamo entrare nel menu delle impostazioni. Invece, con uno swipe dal basso verso l'alto, possiamo accedere a tutte quelle notifiche che ci interessano leggere. Quindi, se noi non abbiamo attivate le notifiche dallo smartwatch, al massimo possiamo avere la notifica della batteria e qualche altro tipo di notifica, ma se avete attivato tutte le notifiche, ragazzi, beh, potete leggerle direttamente dal vostro dispositivo, ovvero dal vostro smartwatch. Poi, come dicevo prima, il pulsante, quello lì in alto, ci consente di accedere al menu di tutte le app installate. Altri tipi di funzionamenti: il movimento del polso va a attivare il display e ci consente di andare a visualizzare l'orario e tutto tutte quelle informazioni presenti sul quadrante che abbiamo installato. Poi, se magari vogliamo oscurare il display, basta appoggiare sopra leggermente la mano e, come potete vedere, noi possiamo oscurare il display. Quindi ragazzi, devo dire che attraverso gli swipe, attraverso questi piccoli funzionamenti, noi possiamo anche andare a muoverci nel menu proprio in questo modo, e devo dire che a me piace. Poi abbiamo anche un altro tipo di funzionamento direttamente da polso senza mani, e la cosa riguarda solamente le notifiche, perché facendo un movimento dal basso verso l'alto noi possiamo attivare le notifiche e andare a scorrere proprio con il movimento del polso attraverso le notifiche senza l'ausilio delle nostre mani. Poi, se volete, potete attivare anche altri tipi di movimenti direttamente dal polso. Io, per comodità, ho attivato solamente quello che riguarda le notifiche. Allora, configurazione, connessione allo smartphone. Ragazzi, qui è veramente facilissimo fare tutto, perché non ci resta altro che andare a scaricare l'applicazione Wear OS dal Play Store, fare la ricerca dello smartwatch. Ovviamente, prima di andare a connetterlo al vostro smartphone, dovete riportarlo, ovviamente, lo smartwatch alle impostazioni di fabbrica, perché se lo avete configurato precedentemente con un altro dispositivo, purtroppo non vi verrà rilevato. Quindi dovete formattare il vostro smartwatch, riportarlo alle impostazioni di fabbrica e dopo verrà riconosciuto dall'altro dispositivo con Wear
poi è sempre l'applicazione ufficiale di Google. Da questa applicazione possiamo gestire alcune impostazioni come l'impostazione dell'assistente Google, le notifiche, possiamo impostare qualche quadrante già preimpostato, ovvero preinstallato, e sceglierne di quelli che abbiamo a disposizione. E poi ci sono anche tante altre opzioni, non è che ce ne siano tante, però è giusto per poterlo utilizzare. Una cosa, per quanto riguarda i quadranti, qui voglio darvi un suggerimento, perché sì, saranno in circa una decina i quadranti che sono preinstallati sullo smartwatch, ma anche quelli là che vi dà l'applicazione WearOS. Vi consiglio di installare Phaser direttamente da Play Store, là dove potete sincronizzare questa applicazione con il vostro smartwatch e potete avere accesso a tante altre watch face, proprio come quella lì che io vi ho mostrato per l'intera durata di questo video. Quindi ci sono delle watch face sia a pagamento e sia gratis, quindi ragazzi ci sta un bel carosello pieno di watch face. Se volete l'acquistate, altrimenti fate la ricerca e potete averne anche di gratis, proprio come ho fatto io. Allora, ci sta un'altra applicazione che qui però mette a disposizione Huawei, però io non la ritengo neanche utile, perché tutto il lavoro che dovrebbe fare quell'applicazione, beh, la fa già WearOS. Quindi se vi chiede durante la configurazione di scaricare Huawei Watch oppure una cosa del genere che non mi ricordo, ma io vi consiglio di non installarla perché è inutile. Quindi tutta la gestione dello smartwatch la potete avere direttamente da WearOS. Adesso arriviamo a quello che sicuramente vi interesserà molto più del video, ovvero la durata della batteria. Allora ragazzi, per la durata della batteria qui, beh, devo dirvi che la durata della batteria mi ha profondamente deluso, perché con il mio solito utilizzo stress dalle 7 del mattino, con tutte le impostazioni attive, tutte le notifiche attive, insomma qualsiasi cosa che io potessi attivare su di questo smartwatch, dalle 7 del mattino sono riuscito ad arrivare a oltre le 14 del pomeriggio. Quindi ragazzi, alle 14 del pomeriggio lo smartwatch si è spento. Ho fatto un'altra prova sempre dalle 7 del mattino, andando a disattivare tutte le notifiche di qualsiasi applicazione, rimanendo attiva solo quella lì delle chiamate, e devo dire che la durata della batteria va ad aumentare, beh, non dico di poco, ma devo dire che mi ha consentito di arrivare fino a oltre le 22 di sera. Quindi ragazzi, devo dire che per quanto riguarda la batteria, purtroppo mi ha deluso, ma per quanto riguarda lo smartwatch in sé, io lo tengo qui a posto e difficilmente io lo toglierò da posto, e già ha preso il posto della Mi Band 6 che avevo in precedenza. E forse regalerò, non so, magari a mio fratello, perché me l'aveva chiesta, ma non lo so, ci devo un attimino pensare, perché voglio vedere un po' questa cosa della batteria. Però, oh, chi se ne frega, io lo voglio caricare anche tutte le sere, ma l'importante è avere uno smartwatch finalmente completo, perché ragazzi, credetemi, questo Huawei Watch 2 è uno di quegli smartwatch veramente molto molto completi e non gli manca nulla. Io ho fatto qualche ricerca in passato su Amazon oppure sugli altri store, però non sono riuscito a trovare nessuno che lo eguagliasse, ma lui proprio è uno di quelli veramente molto più completi. Abbiamo il problema della batteria, va bene, ma ci sta, lo carico tutte le sere, che me ne frega. Però devo dire che Huawei, da quando ha rilasciato il Huawei Watch 2 con il mondo degli indossabili, ci ha sempre provato, ci ha messo del suo. Però purtroppo ogni dispositivo con la batteria, soprattutto gli indossabili, non è riuscito a fare un gran lavoro, ma è riuscita sempre a rendere completi
ogni tipo di indossabile, quindi dalle connessioni, dalle configurazioni, insomma ragazzi, veramente molto molto completo. Io ve lo consiglio, se lo vorreste acquistare, magari qua in basso vi lascio qualche link dove potreste acquistarlo. Non dico su Amazon perché non si trova, ma magari vi lascerò qualche altro link da qualche altro store qui in basso nella descrizione. Però devo dire che lo smartwatch io mi trovo veramente molto bene, l'ho fatto a lungo termine, è leggero, non è neanche pesante, quasi mi dimentico di averlo a polso. Insomma ragazzi, io mi sto trovando veramente molto molto bene. Allora, io finisco qua questo video perché se no andiamo veramente per le lunghe, abbiamo superato i 15 minuti di video, ma beh, ci saranno dei tagli, ma quello è ovvio. E adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi avete uno smartwatch del genere o magari qualcuno di voi se ha proprio lui, Huawei Watch 2, fatemelo sapere qua in basso nei commenti come si trova, come trova la batteria, se ha risolto il problema della batteria, perché lo voglio sapere proprio da voi se qualcuno lo tiene, se ha risolto tale problema. Ma peraltro scrivete la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, già lo sapete, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Mi aiutate veramente molto perché lo so, molti di voi guardano i video senza essere iscritti, quindi iscrivetevi, guardate i video che è molto importante. Al di là di questo, dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per non rimanere indietro con i video, quindi sempre aggiornati con i miei video, ma soprattutto condividetemi con chiunque, mi aiutate veramente molto. Vi trovate anche su Instagram, @MythicalSnake, ve lo ricorda l'animazione, e noi ci vediamo sempre qui in un mio prossimo video qui sul mio canale. Non vi dico domenica perché adesso la cosa della domenica è diventata un po' imprevedibile, ma ci vediamo sempre qui con un nuovo video sul mio canale YouTube. Ciao!